Nella seconda partita del campionato il Foligno ospita l'Aquila di Massimo Morgia, oggi squalificato in panca, c'è cioè il secondo Coppola. Per gli undici di Guazzolini nuova livrea bianco-azzurra e la novità è Silvio Mercai voluto a tutti i costi dal Mister che la società con non pochi sforzi ha deciso però di accontentare. Ancora un 4-4-2 per i falchi, il Guazzo ripropone la stessa formazione di... Civita Castellana con Calzola, preferito però a Bagnetti, e Filippo Fondi in panchina per l'esordio del nuovo gioiellino classe 97, appunto Silvio Mercai. Nell'Aquila della Bomber Minicleri e del veterano La Vista troviamo Cristian Arboleda sulla fascia sinistra. Terna arbitrale, ancora tutta campana, dirige Miele di Nola. Tutto è pronto per l'inizio e la squadra abruzzese sulla palla, è subito il Foligno a farci vedere in avanti al 14° e Mercai ad imbecare fondi ma il portiere ospite esce e fa su alla palla anticipando l'attaccante. Foligno che prova subito ad essere incisivo, ma ecco che al 26 è l'Aquila che sfiora il vantaggio con Gagliardini e Minincleri, che dal corner mette in mezzo sul secondo palo. È libero il numero 3 Aquilano che colpisce di testa, ma non inquadra lo specchio della porta. Minuto 34 e questa volta la vista per Russo, ma esce bene Piccheri che blocca la palla in volo. Poi è Mercai a servire Calzola che scodella un buon pallone per la testa di Urbanelli che colpisce bene ma il tiro è debole. Il portiere Salvetti non ha difficoltà a far su la palla. Nessuna delle due squadre sa essere incisiva più di tanto, e al 45esimo l'arbitro manda tutti al riposo sul punteggio di 0-0. Nella seconda parte le formazioni sono le stesse del primo tempo: il Foligno subito in avanti, al secondo minuto, bello il cross di Pilleri, ma Urbanelli viene anticipato dall'uscita dall del portiere. Al quattordicesimo escono Arboleta e Buonvissuto per l'Aquila, entrano Dictevice e Gianci. Due minuti più tardi, bella punizione di Giambi che fa esultare il pubblico di casa, ma la palla esce di poco a lato. Poi è Urbanelli a provarci con un gran tiro che Salvetti respinge di pugno. Al 19 è proprio Urbanelli a lasciare il posto a Filippo Fondi mentre Orechiuto va a rilevare Nedelkovski. Il Foligno ci crede fermamente ed ecco che al 29 arriva il gol del vantaggio: è proprio Filippo Fondi a servire il fratello Gabriele che fa subito da sponda per il secco tiro di Mercai che insacca le spalle di Salvetti per l'1-0. Un minuto dopo ancora Mercai con bel tiro che potrebbe raddoppiare, ma il palo gli nega la gioia. Al 36esimo c'è una bella punizione calciata da Gangi, ma eh, Piccheri neutralizza. Poi la palla finisce in rete, ma c'è una posizione irregolare e la rete non viene convalidata. Ancora Foligno al 36esimo quando Merkai viene atterrato in aria ma l'arbitro fa proseguire il gioco ed ecco che dall'altra parte Calzola invece atterra Russo e questa volta il fischietto L'arbitro entra in funzione. Calcio di rigore, va dal dischetto. Minincleri che spiazza Piccheri e l'Aquila perviene quindi al pareggio. Al 44 ancora calzola, protagonista in negativo fallo del difensore giudicato da Cartellino Giallo, ma è per lui è il secondo, e quindi calzola, guadagna lo spogliatoio anzitempo l'arbitro concede 5 minuti di recupero ed ecco che al quarto arriva la beffa la difesa Folignate si ferma per un presunto fuorigioco che però il direttore di gara non ravvede la palla arriva a Minicleri che spara a rete per il definitivo 2-1 al fischio dell'arbitro di fine gara si scaldano gli animi e volano ingiurie all'indirizzo della, della terna arbitrale Certamente, una brutta sconfitta per i ragazzi che lavorano sodo tutta la settimana. Non meritano, certo, che una gara giocata anche molto bene venga vanificata da signori in maglia gialla che la domenica potrebbero, per esempio, optare per una bella giornata di pesca, che sicuramente gli sarebbe più appropriata.